lo stadio della Roma, le parole di Virginia Raggi ieri, è utile? Ci sono dei rischi? Sono le due domande secche che io pongo a Enrico Stefano, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Capitolina Mobilità. Buongiorno Stefano, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli Allora, dicevo, caliamo ascoltatori. adesso a livello locale la questione, perché stamane a leggere i giornali si parla di un Movimento 5 Stelle diviso, che nella notte si è riunito nuovamente, perché le fonti di preoccupazione non sono poche. Poi noi sentiremo colui che ha firmato materialmente la relazione tecnica del Politecnico di Torino, cioè il professor Bruno Dallachiara. Ma insomma, Stefano, la parola a lei. Sì, no, intanto voglio rassicurarvi, non ci sono spaccature, ieri sera ci siamo visti in Campidoglio dopo la sua di consiglio, ma è stato un confronto insomma abbastanza tranquillo e pacato su quelli che sono i temi e sull'argomento, quindi mi sento di smentire, anche io ho letto stamattina giornali che Sì. parlano di spaccature, di divisioni, in realtà no, siamo convinti, come sempre, come su tutti gli argomenti importanti, studiamo, approfondiamo, ci confrontiamo e poi ci arriva una soluzione che è, pensiamo, quella migliore per la città. Lo stadio è una grande opera che si inserisce nella nostra visione di città, che è una visione di una città sostenibile, dove gli spostamenti devono essere effettuati prioritariamente con il trasporto pubblico, con il trasporto pubblico su ferro. Lo abbiamo dimostrato con il PUMS che stiamo redigendo, il piano urbano della mobilità sostenibile. Siamo tra i primi comuni che l'hanno praticamente completato, lo stiamo completando, quindi lo stadio si inserisce in questo Però a questo discorso. proposito, se posso, vicepresidente, Prego, la prego. relazione mi sembra molto chiara nel prevedere, insomma, una situazione catastrofica del traffico romano, quello che voi non volete, se non verranno fatte una serie di infrastrutture. Esatto, ma noi sono infrastrutture sulle quali puntiamo forte, il potenziamento della Roma Lido, noi mi permetta di. Mi scusi se faccio sempre riferimento al PUMS, ma No, perché ma la nostra linea vada, vada, guida sì. sul trasporto pubblico e sulle infrastrutture, il nostro obiettivo è quello di trasformarlo in metropolitana, quindi farla diventare una linea molto più efficiente di quella che è oggi. Serve ovviamente la collaborazione della Regione, che già ha 180 milioni di euro pronti anche da diverso tempo per gli investimenti. Noi abbiamo aggiunto 40 milioni di euro per i treni, quindi le condizioni ci sono per potenziare un'infrastruttura appunto che, se trasformata in metropolitana, può portare tranquillamente anche diverse decine di Scusi, migliaia di passeggeri all'ora. aiuti Quindi. i romani, ma non solo, a capire quello che accadrà. Si faranno prima le infrastrutture per evitare il caos o lo stadio? No, sono due processi che devono andare di pari passo, possono e devono andare assolutamente di pari passo, e i tempi insomma in cui I in tempi questa possono essere città. dai 3 ai 10 anni, leggevo nella relazione, no? Beh, sulla Roma Lido è un'infrastruttura che già c'è, quindi si tratta di far partire i cantieri quanto prima, alcuni progetti già ci sono, quindi la Roma Lido è un'ottima base di partenza, anzi è una linea che al di là dello stadio da diverso tempo aspetta degli investimenti, aspetta che si sblocchino degli investimenti, perché lo voglio ricordare, 180 milioni di euro del CIPE che poi deve Sì. prendere la Regione Lazio sono a disposizione già da diverso tempo, quindi si tratta a tutti di accelerare nell'interesse della città, perché Chi lo voglio costruisce anche però questo questo. stadio? Perché sappiamo bene che i costruttori sono finiti in carcere qualche mese fa, adesso poi domiciliari, adesso in libertà, e però c'è una questione enorme anche lì. Chi lo costruisce? So che si sta attivando in questa direzione, e mi sento di dire che sicuramente sarà fatto nel rispetto della legalità, della legge e delle regole. Insomma, adesso vedremo, leggevo di alcuni confronti tra la società S Roma e il costruttore, vedremo un pochino come si svilupperà la situazione. Chiaramente noi siamo una parte pubblica che deve coordinare, vigilare e far sì che tutto avvenga nel rispetto delle regole, ma è il Stefano, nostro obiettivo principale su qualsiasi opera. è di fare insieme e le infrastrutture e lo stadio. Questo ci ha detto Enrico Mi Stefano, sento vicepresidente dell'Assemblea Capitolina. assolutamente di garantirlo perché, ripeto, i tempi in questa città in cui prima si costruiva e poi si realizzano le infrastrutture, insomma, Lei dice dobbiamo devono essere lasciarci alle spalle. passate. Assolutamente sì, ma ripeto, Speriamo. sulla Roma Lido le condizioni ci sono esattamente tutte, anzi, consideri che non voglio entrare nello Sì. specifico perché È appunto chi troppo ci tecnico. ascolta viene anche da altre città. Però è una linea che già condivide i depositi con la metro B, quindi basterebbe veramente poco per È la peggiore trasformare in via d'Italia, metropolitana. secondo il rapporto Legambiente. È Questo la non se peggiore lo d'Italia scordi mai. proprio perché, no, assolutamente, proprio perché in questa diatriba tra la proprietà anche della regione, quando invece è Il un'infrastruttura che è risultato è stato. completamente nel comune di Roma, spesso diciamo così è stato un ostacolo. Se tutti gli enti, regione e comune in primis, si mettono d'accordo per lavorare, le condizioni ci sono tutte.